Cittadini, ci sono momenti epocali per un paese, ci sono momenti storici per un popolo e quello attuale è certamente uno di questi. Con un decreto legge abbiamo chiuso il Parlamento e vi abbiamo privato di ogni libertà, anche se per motivi di emergenza sanitaria. Con un decreto legge abbiamo sospeso la democrazia e imposto regime autoritario. E quindi, oggi, noi che rappresentiamo lo Stato e voi che invece siete lo Stato, abbiamo la necessità di essere strettamente uniti da un rapporto di fiducia e mi domando come voi potreste concedere una fiducia così grande a una classe politica così piccola. Sinceramente, penso che sia giunto quel momento storico di guardarvi negli occhi uno per uno, cittadino per cittadino e uno per uno chiedervi scusa. Scusateci per tutto quello che abbiamo fatto. Vi chiediamo scusa per Portella della Ginestra, per Gioia Tauro, per Piazza Fontana, per Piazza della Loggia Brescia, per l'Italicus, per Peteano, per la Questura di Milano, per il Rapido 904, per il 19 di Ustica, scusateci. Chiediamo scusa alla famiglia Impastato, alla famiglia De Mauro, alla famiglia Ambrosoli, alla famiglia Giuliano, alla famiglia Terranova, alla famiglia Basile, alla famiglia Mattei, alla famiglia Costa, alla famiglia La Torre, alla famiglia Dalla Chiesa, alla famiglia Chinnici, alla famiglia Fava, alla famiglia Pecorelli, alla famiglia Montana, alla famiglia Cassarà, alla famiglia Rostagno, alla famiglia Grassi, alla famiglia Falcone, alla famiglia Borsellino, alla famiglia Orlandi, alla famiglia Cervia, alla famiglia Regeni e tanti, tantissimi altri. Scusateci se non vi abbiamo potuto e voluto darvi giustizia. Gli abbiamo dedicato una piazza, una via, un parco, un aeroporto, per nascondere sotto questi tappeti di riconoscimenti pubblici la polvere delle nostre responsabilità. Ma siamo tutti responsabili, conniventi silenziosi dei più atroci delitti di questo Stato. Non abbiamo potuto darvi giustizia, perché avremmo dovuto dirvi la verità. Ma la verità ancora non possiamo dirvela, perché le istituzioni non sono libere, sono assediate e sono ricattate. Chiediamo scusa alla famiglia Moro, per quella falsa e irragionevole ragion di Stato. Chiediamo scusa alla famiglia Pasolini per non aver avuto la capacità di accettare le sue pesanti accuse. Chiediamo scusa per il suo assassinio e per la sordida messa in scena. Chiediamo scusa a tutte le popolazioni terremotate per lo sciacallaggio sui lavori di ricostruzione avvenuto dopo ogni disastro. Scusateci per aver permesso che tante persone di infimo livello culturale, politico e morale abbiano occupato i dicasteri di questa nazione. Scusateci per aver creato una classe dirigente nella quale i Batman, i Lusi, i Cuffaro, i Ciancimino, i Poggiolini, i Buzzi si sono avvicendati e continuano a farlo nelle nostre amministrazioni pubbliche. Scusateci per non aver saputo fermare la nostra ingordigia, creando un dissesto finanziario che non ci permetterà più di pagare gli ammortizzatori sociali e le pensioni alle generazioni future. Scusateci per non aver creato una legge antitrust come in ogni paese seriamente democratico. Scusateci per aver avvelenato l'ambiente in cui viviamo in nome di uno sviluppo energetico e industriale ignorante, corrotto e miope. Scusateci per aver devastato paesaggisticamente il bel paese in nome di un'economia basata sulla speculazione edilizia. Scusateci per il Vajont, per il Cermis, per la frana di Sarno, per la frana di Giampiglieri, per la Diaz, per l'Ilva di Taranto, per il Ponte Morandi. Scusateci per aver creato scientemente, in 150 anni di unità nazionale, un'Italia di prima classe, il Nord, e una di seconda, il Sud. Scusateci se stiamo smantellando lo Stato sociale per darlo in pasto agli interessi privati. Scusateci se la nostra autorità per la vigilanza non vigila affatto, facendoci sprofondare nella corruzione e nel debito pubblico.
Scusateci se i politici sono diventati macchine di potere e di clientela che gestiscono molti interessi, anche i più loschi, anche i più contraddittori, fregandosene del bene comune. Scusateci se le aziende pubbliche, gli ospedali, le università, i mezzi di comunicazione sono stati tutti lottizzati, spartiti fra i partiti. Noi vi chiediamo scusa.